Giorgio, prima di tutto. Io conosco Giorgio Nepia da 26 anni, che sono tanti, quasi una vita, e da quando in Italia uscì una rivista che si chiamava, e ancora si chiama, Capitalismo, Natura, Socialismo, sottotitolo Ecologia Politica, con molta incertezza da parte nostra che la facciamo, perché non si capisce bene. Perché l'ecologia politica, nessuno per esempio fino adesso ha ancora detto, e io di questo voglio parlare, che Giorgio Nebbia non è soltanto un grande scienziato dell'ecologia, è anche un grande padre nobile di un movimento ambientalista, ma è anche un grande cultore, un profondo convinto assertore del fatto che l'ecologia, che esiste a leggi sue obiettive, le leggi della natura, però non si possono realizzare senza la politica, che era quel richiamo che faceva anche Lusac. Ma non voglio andare in quella direzione, voglio solo richiamarlo perché mi sembra importante. E vi dico perché noi abbiamo chiamato questa rivista Capitalismo, Natura, Socialismo. Come sapete, molti di voi lo sanno, questo titolo veniva dal network internazionale fondato da James O'Connor, la seconda contraddizione, il grande teorico, eccetera. Ma l'incertezza è dovuta al fatto che appunto l'ecologia politica in questo paese non ha legittimazione. Non ha legittimazione, nel senso che appunto non se ne parla. E che cos'è l'ecologia politica? Quello che ho detto prima, l'ecologia politica è l'ecologia, i movimenti, e cioè il supporto, la lotta, ma è un progetto di trasformazione della società, dell'economia, della società. Se volete polari si può richiamare per capirsi, no? E ecco, allora il fatto che Giorgio Nebbia abbia, tutti dicono scienziato ecologo, ambientalista, ma non dico ecologia, perché su ecologia politica c'è grande silenzio, per esempio in Francia non è così. André Gorce, io ho visto una bibliografia infinita su Gorce, che qui da noi è ignorato. Perché è ignorato? Perché parlare della politica si finisce per parlare delle cose di cassetta, non delle grandi questioni. Perché io ritengo, e qui voglio fare, perché io ritengo, insieme con James O'Connor, ma con Giorgio Nebbia, che in realtà dal punto di vista nostro, siamo ecologisti ma siamo di sinistra, per quello che vuol dire sinistra, non è che c'è da andare tanto lontano. La lotta della politica per noi dovrebbe essere basata su tre questioni, due questioni che io adesso richiamo, che stanno alla base del progetto di O'Connor quando lanciò nel 91 questa impresa, che sono quelle che poi dice anche Papa Francesco. È inutile dire perché non l'abbiamo fatto noi, non l'abbiamo fatto perché non ne siamo capaci evidentemente, ma secondo me non è che un fatto di capacità tecnica, un fatto di convinzione teorica. Allora, quali sono le grandi questioni per un ecologo di sinistra oggi di fronte al casino che abbiamo di fronte nella battaglia politica che bisogna fare? Secondo me sono riconoscere che la crisi ecologica, la crisi della natura, è la crisi economica. Questo non è vero che viene riconosciuto, perché un giorno sì, leggi il giornale e trovi sempre che la crisi è economica, che eccetera eccetera. Secondo punto, che questa crisi della natura non è una crisi solo del capitalismo, è una crisi anche del vecchio socialismo, perché il vecchio socialismo, il progetto socialdemocratico, lasciamo perdere quello comunista, non ha riconosciuto allora che la natura aveva questa grande importanza. Ma non importa questo, perché allora era allora, oggi è oggi. Nella situazione attuale, cioè a partire dal 1970, dalla società dei consumi estesa anche in Europa, questa questione della crisi della natura diventa crisi del capitalismo, diventa importante, ma è anche una crisi del socialismo. Allora, se non riconosci queste due crisi, del capitalismo ma anche nostra, anzi forse più nostra che sua, perché sua avendo il livello del potere, lui se la può superare in parte. Secondo punto su cui noi dovremmo essere convinti è che il lavoro e natura sono due contraddizioni speculari, perché è inutile creare posti di lavoro quando i disastri ambientali te li distrugge ogni giorno, lo sappiamo dove viviamo. Allora, se noi non capiamo questo principio, e ce l'ha detto Papa Giovanni, ma deve diventare il pane quotidiano della nostra Papa Francesco, il pane quotidiano dell'opposizione al potere, della lotta a Renzi. Io sento parlare solo, riferendo tutte queste robe, ma voglio dire,
E questo è il punto, cioè non dobbiamo andare tanto lontani, allargarci troppo, dobbiamo rimanere, queste cose me le ha insegnate Garavini, un grande Garavini, dirigente della CGIL degli anni 70, queste me le insegnate, quando le cose non passano e non sono passate, è inutile girare tanto, devi insistere sui principi. E i principi sono tre, le ripeto, sono crisi ecologica come parte della crisi economica, sociale, politica nel capitalismo e nel socialismo, lavoro e natura come due facce della stessa contraddizione, speculare, terzo, la grande importanza dei movimenti sociali. O'Connor diceva movimenti ambientalisti, femministi, urbani e dei lavoratori. Ecco, questo è il punto centrale del mio discorso. A questo punto dico, mi sembra utile sottolineare ancora che questa discussione così ricca, così interessante, così stimolante, che ormai siamo quasi alla fine, no? E in queste grandi questo riconoscimento del valore, del contributo che Giorgio Lepe ha dato a tutti noi. A me, per esempio, ha permesso di sopravvivere in questi 26 anni, momenti anche di crisi molto acuta, molto travagliata, certo, tagliandosi degli spazi ristretti. Oggi giustamente dice di nicchia, ma però sopravvivere è importante perché qui la memoria si mantiene essendoci, non uscendo. Allora, nei momenti di chiusura, Giorgio Nebbia mi ha aiutato, grazie alla sua capacità, quelle che sono state qui descritte, di una persona estremamente curiosa, estremamente intelligente, che ha cuore oltre che intelligenza e che rispresenta una sua caratteristica. Diceva Meyer, risposta a lui al telefono. No, Meyer, risponde a tutti al telefono. Giorgio Nebbia non fa distinzione e ti ascolta nel vento. Se quello che tu dici a lui interessa sembra giusto, sembra, poi quello di tutti si può sbagliare. Lui ti ascolta e ti aiuta, non fa differenza. Questo in Italia, per esempio, è una cosa che non si sa, la gente non risponde mai. Cioè, se ti fai le domande non ci sono, no, lui sempre. È che è Giorgio Nebbia, non voglio dire, no? Abbiamo detto. E, ecco, allora, io penso che questa qualità, questa, che questo, la definizione di Giorgio Nebbia come cultore dell'ecologia politica sia estremamente importante perché ci riporta alla politica nel modo giusto, nell'unico, unico modo in cui non la possiamo affrontare. Non la possiamo affrontare diversamente, non ci possiamo impantanare in discussioni che non ci competono, che sono perdenti per noi. Due parole ancora su Giorgio, ho finito. Molte cose sono state dette e non le voglio ripetere. Per parte mia, oltre l'aiuto che ha dato a me in questi 26 anni per sopravvivere, sempre scrivendo le cose che già sono state dette, voglio anche dire che la ragione per cui scrive così chiaramente, racconta le cose di qualsiasi cosa si tratti, la contestualizza nel suo contesto geografico, storico, con tutti i riferimenti che lui ha nella mente, con tutti i riferimenti possibili che alle persone possono essere utili per capire di che cosa sta parlando. Questo lui lo può fare perché, a mio parere, lui ha una visione complessiva dei problemi. Lui non tratta mai di un problema di cui non capisca gli aspetti teorici e pratici. Perché pratici fino appunto alla merceologia, forse anche questa qualità gli viene proprio ad essere inizialmente un merceologo e quindi dover misurare le cose con precisione. Comunque dove che gli venga, adesso non è più importante, quello che è importante per me dire adesso e con questo chiudo è che lui è capace di parlare a tutti, a intellettuali, sviluppati, giovani, anziani, di interclassismo puro in questo senso, risponde sempre al telefono, lo ripeto, il pari importante, ti dice sì e ti dice no con chiarezza, perché ha questa visione complessiva. E anche questo io credo che avendo una visione complessiva bisogna sempre riportare i problemi alla loro matrice. E la loro matrice è, secondo me, queste tre questioni che ho posto prima, chiudo veramente adesso, dicendo che su queste tre questioni la rivista che noi allora facevamo nel 91 è un grandissimo successo per 2 o 3 anni, per poi arrivò Berlusconi. Perché? Perché la rivista poneva queste tre questioni, e Giorgio lo capì subito, ecco perché ci sostiene. Le questioni che O'Connor ha posto, da intellettuale americano fino a un certo punto, perché era più europeo lui forse di noi, le questioni che ancora oggi sono del tutto aperte e sono le grandi questioni sulle quali credo che noi dobbiamo oggi lavorare.